Grazie Presidente, io comincio da qualche dato che ricostruisca l'evidenza di un fenomeno che per lo più resta sommerso. Secondo l'osservatorio Eures, ogni 2 giorni e mezzo in Italia viene uccisa una donna in ragione del suo essere donna, il che vuol dire una donna ogni 60 ore. E mentre cala il numero degli omicidi, cresce il numero degli omicidi di donne, i cosiddetti femminicidi, che sono il 36,7% del totale. E ancora, e non sono solo numeri, ma persone, nei primi 6 mesi del 2018 sono stati denunciati circa 2.600 casi di violenza. Si tratta per lo più di violenza domestica, ma le statistiche ci dicono che sono in crescita anche le violenze di gruppo e che aumenta il numero delle minorenni coinvolte. Ma ogni dato continua a rappresentare la classica punta del classico iceberg. E infatti anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che la violenza di genere costituisce una questione strutturale, un fenomeno di dimensioni globali, lo chiama un flagello sociale che rappresenta la prima causa di morte delle donne. Insomma, cari colleghi, un mondo che attraversa il mondo, una malattia sociale trasversale a tutte le latitudini geografiche, a tutte le appartenenze etniche, a tutti i ceti sociali, alle religioni e all'età. E 7 milioni di donne hanno subito una qualche forma di violenza nella loro vita e negli ultimi 10 anni, lo voglio dire e sottolineare perché ci si pensa sempre troppo poco, sono oltre 1.700 gli orfani di femminicidio. Femminicidio, un termine che usiamo e che non conosciamo, un neologismo antico, mi piacerebbe dire, che è entrato di recente nel dizionario linguistico e nel parlare corrente, ma che racconta un male secolare, per questo dico un neologismo antico. E ancora una parola forse nuova, anche se il fenomeno nella storia accade da sempre e ovunque. Perché usiamo una parola nuova? Per rafforzare un concetto e per articolare il concetto che ci dice dell'uccisione di una donna in ragione del suo essere donna. E per estensione, femminicidio non è solo questo, ma significa qualsiasi forma di violenza sistematica esercitata sulle donne, di cui l'omicidio rappresenta l'atto estremo, ma che in genere è preceduto da una serie reiterata di condotte violente in virtù, anzi in difetto, di una presunta subalternità del genere femminile. E allora il termine femminicidio, perché le parole hanno un senso, è una categoria interpretativa, perché introduce nella cultura e in taluni paesi introduce anche nel diritto una percezione diversa delle violenze sulle donne, perché si tratta di violazioni di diritti umani, e questo è il punto. Ha pensato a chiarirlo la criminologa statunitense Diane Russell, che ha canonizzato questo termine intendendo l'omicidio volontario di donna in quanto donna. È andata ancora più avanti l'antropologa e parlamentare messicana Marcela Lagarde, che ha dato al termine un'interpretazione estensiva, che ha stigmatizzato il concetto e che addirittura nel Parlamento messicano non solo ha introdotto una commissione come la nostra d'inchiesta sul femminicidio, ma è arrivata a denunciare quell'aspetto di diritto consuetudinario che fa sì che un omicidio di donna sia meno grave di un omicidio. E ancora Lagarde è riuscita, sulla base anche del lavoro della Commissione, a fare introdurre nel codice del Paese il reato di femminicidio o la sua aggravante, quindi una nuova fattispecie o un aggravante. In Europa non esiste in nessun ordinamento questo reato, come non esiste in Italia. Ciò non di meno usiamo questo termine, lo dobbiamo usare con un senso di responsabilità. Vedete, l'istituzione della Commissione in oggetto, perché noi molto altro potremmo dire, anche arriveremo a toccare le coscienze di ognuno presente in quest'Aula, però dobbiamo partire da un assunto. L'istituzione della Commissione che oggi noi discutiamo è in linea con un bisogno, è in linea
con le direttive internazionali e in linea, non da ultimo, con la Convenzione di Istanbul che l'Italia non solo ha sottoscritto ma ha ratificata tra i primi paesi a farlo con il Parlamento. La Convenzione di Istanbul, non lo dimentichiamo mai, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per proteggere le donne, per prevenire la violenza domestica e per perseguire i trasgressori, riaffermando quel principio ormai inserito nel diritto internazionale della violenza sulle donne come violazione dei diritti umani fondamentali. Sono tante le tappe che portano a questa conquista, a questa affermazione. Io ne voglio ricordare soltanto quattro delle tante che potrei. E parto dalla prima, da quella riforma del diritto di famiglia del 1975 e dall'abolizione dell'attenuante nel 1981 del cosiddetto delitto d'onore, abolito dal nostro ordinamento nel 1981. Io avevo 20 anni. E poi ancora la legge delle leggi sulla materia, la legge 66 del 1996, frutto di un dibattito parlamentare durato oltre 15 anni per arrivare a un'intesa trasversale e per sancire un principio che le giovani forse danno scontato, ma che scontato non era, perché soltanto con quella legge del 1996, mio figlio aveva già un anno, che le violenze sessuali non sono più reati contro la moralità pubblica e il buon costume, ma reati contro la persona, una conquista tardiva, direi, in un paese civile. E ancora, terza tappa fondamentale, la legge 38 del 2009, la cosiddetta legge anti-stalking, quella legge che va a colmare una lacuna grave e pericolosa, introducendo una nuova fattispecie di reato sulle condotte di persecuzione reiterate. E poi vedete, da ultimo, la legge 119 del 2013, che rafforza quanto previsto dalla cosiddetta legge anti-stalking, introduce aggravanti, introduce delle novità fondamentali, non entro nel dettaglio normativo, e la chiamiamo impropriamente legge antifemminicidio quando non lo è, perché non esiste questo reato, però è una legge che punisce gli autori della violenza. E allora, in conclusione, è necessario che questa legislatura prosegua sul cammino già segnato precedentemente. Riteniamo necessario istituire anche in questa legislatura la commissione d'inchiesta sul femminicidio, e lo riteniamo perché, non solo su per quei dati che vi dicevo, ma perché è un'esigenza reale, e non si pensi che è una retorica femminile, e non si pensi che su materie di questo genere ci possa essere un copyright ideologico. Vedete, è un'esigenza reale perché esiste un fenomeno strutturale e complesso, con dimensioni quantitative, ma soprattutto con coinvolgimenti qualitativi di vittime, di persone. E vedete, Fratelli d'Italia voterà a favore dell'istituzione di questa commissione, anche se, voglio sottolinearlo, manca in questa commissione, tra i suoi compiti purtroppo, quello del monitoraggio, che è un aspetto invece molto delicato e controverso, perché in Italia abbiamo delle stime ma non abbiamo delle statistiche, e questo aspetto è un vulnus di questa commissione. Anche voteremo per questa commissione anche se manca, nel quadro delle violenze sulle donne, tutta quella pratica abominevole dell'utero in affitto, che è una pratica di mercificazione sul corpo femminile. E io mi auguro che nelle attività della Commissione si colmi questo vuoto e si parli in sincerità di questo sfruttamento del corpo femminile, lo sfruttamento della povertà delle donne. E allora noi, nonostante queste lacune, voteremo a favore, perché crediamo nella esigenza, arrivo a concludere, Presidente, della Commissione, della sua utilità, per la dimensione qualitativa, come dicevo, per la dimensione quantitativa della violenza di genere, perché questa battaglia ci si impone come sfida di civiltà, come educazione culturale ai sentimenti. E allora non è una questione di donne, e sono contenta che siano intervenuti anche dei colleghi, non è una questione di donne e non è un fatto individuale, ma è una difesa di un bene comune, dei diritti fondamentali, delle libertà individuali, questo sì,
è un impegno che richiama tutti, nessuno escluso, ad un'assunzione di responsabilità collettiva e condivisa, nella convinzione che le leggi da sole non bastano, nella convinzione che le commissioni speciali da sole non bastano se non sono accompagnate da un cambiamento culturale e di mentalità. Grazie.